voluto fortemente che si celebrasse in questo contenitore così ampio che è il Teatro Verdi, che mi è stato generosamente concesso dal sindaco di Brindisi. Tra il pubblico centinaia di giovani e studenti provenienti da gran parte della provincia, perché questi eventi sono e devono essere rivolti soprattutto a loro affinché acquisiscano coscienza e conoscenza degli errori del passato. Brindisi ha celebrato in modo unico la giornata della memoria. Per la prima volta l'evento non si svolge nelle stanze della prefettura ma nel nuovo Teatro Verdi. Ed è importante che venga fatto con loro perché si possa piantare un seme nelle loro coscienze, risvegliare diciamo questa coscienza critica per fare in modo che vengano gettate le basi di un futuro di pace, diciamo diverso da quello terribile che ci ha consegnato questo periodo della storia. Ospite d'onore Marco De Paolis, procuratore generale militare presso la Corte d'Appello di Roma, ha diretto oltre 500 procedimenti penali per eccidi di civili e militari italiani, divenendo un simbolo a livello internazionale. Una giornata nella quale noi ricordiamo un evento che non vorremmo mai fosse successo, ma soprattutto cerchiamo di far conoscere ai nostri giovani, ai nostri studenti questo evento affinché lo possano ricordare e possano evitare che si ripeta. Le possiamo chiedere qual è la situazione e la percezione tra i giovani in Italia? Lei si è speso molto anche in questo. Ma io ho trovato un grande interesse, sono molto, molto contento di quello che ho visto finora. Il mio è un osservatorio piccolo naturalmente, però per quel piccolo, per quel poco che ho potuto vedere, ho constatato un grande interesse da parte dei giovani ai nostri valori. Quindi sono fiducioso, sono ottimista per il futuro. Cosa si potrebbe fare di più? Aumentare e moltiplicare giornate come questa.